Chiede risposte concrete il primo cittadino, Giuseppe Intelisano, sulla questione condotta idrica che va avanti ormai da quasi 3 anni. Come si ricorderà, nel mese di ottobre del 2015, la rottura della condotta sulla collina che sovrasta Calatabiano ha creato numerosi disagi ai cittadini calatabianesi e anche alla città di Messina, che per molti giorni è rimasta all'asciutto. Dello scorso mese di settembre, poi, il vasto incendio sviluppatosi a ridosso della condotta, che ha richiesto l'intervento tempestivo degli operai della ditta incaricata dall'AMAM, l'azienda municipale Acque Messina, che hanno proceduto alla sostituzione del bypass temporaneo. È intenzione del sindaco Intelisano inviare una nota di sollecito all'assessorato regionale Territorio e Ambiente e al presidente Nello Musumeci affinché verifichino lo stato dei luoghi interessati dalla condotta e perché con l'amministrazione e la protezione civile possano trovare una soluzione definitiva a tutela dell'incolumità degli abitanti di Calatabiano. Beh, non c'è dubbio che sono quasi 3 anni da quando si è rotta questa condotta e ha prodotto tutti gli effetti che sono stati poi, diciamo, anche di rilievo nazionale per la rottura della conduttura che ha determinato anche la riduzione, anzi l'assenza di flusso idrico verso Messina. Questo bypass nasce come temporaneo ed è la cosa che non mi fa dormire a tutt'oggi, ma non perché i lavori svolti dalla protezione civile e il continuo presenza e monitoraggio di questa zona franosa in continua comunque evoluzione, perché tutta la zona è stata definita dagli stessi geologi sia da parte dell'ente che dalla protezione civile come una zona fortemente ammalorata e molto a rischio idrogeologico, il più alto possibile R4P4, tant'è che ha spinto la stessa regione ad inserire nel PAI questa area. Quindi voglio immaginare che la sensibilità del nuovo governo regionale possa dare risoluzione definitiva ad un problema che da temporaneo deve passare ad una soluzione che trovi una collocazione diversa, più idonea, meno rischiosa, a garanzia dei cittadini calatabianesi per quanto concerne la sicurezza soprattutto del centro storico e anche a garanzia dei messinesi che possono avere una maggiore garanzia di avere un flusso idrico e che magari non abbia problemi che abbiamo visto nel passato. Quindi sarà mia premura inviare, adesso che il governo si è costituito da qualche tempo, una nota che non vuole essere in nessun modo una nota polemica, ma vuole essere una nota di collaborazione come è stato per il passato tra la protezione civile, tra l'assessorato di competenza, territorio e ambiente, lo stesso presidente, affinché venga a verificare lo stato dei luoghi ed immagini insieme a noi di poter costruire un percorso diverso, definitivo e sicuro.